Papà, avete deciso? Dove ci incontriamo? Qui vicino, ma abbiamo tempo e sciame da ammazzare prima che arrivi. Dai rumori che si sentono, l'attacco è imminente. Per questo ci trinceriamo qui. C'è un Saiyan! Oh, merda! Sono ferito! Prendo io! È una larva! Hanno sfondato le difese, uccideteli! Attenti, ci hanno raggiunto! Figlio di puttana! Guarda del tuo amico! È morto! Finita. Costruisci e ripara il più possibile prima che altri ci attacchino.
Cavolo! Cacciatori lassù! Drone a terra! Sono degli Snatcher! Non è finita. Costruisci e ripara il più possibile prima che altri ci attacchino. Sinistra! Da quella parte, Zion! Non possiamo trattenerli!
di puttana! Prendo! Serve aiuto! Così dovrebbe andare! Elimina i cacciatori lassù! Ma non durerà a lungo. Vai di fabbricatore. Lion! Quanto manca ancora prima che arrivi?
Non molto. Dobbiamo resistere un altro po'. Sono ferito! Attenzione! Sion in arrivo! Attenzione, non abbiamo ancora finito! Eccolo, vedo il segnale. Andiamo al punto d'incontro. Incredibile, sembra tutto libero. Eh no, cavolo. Devi smetterla di dire certe cose. Dico sul serio. Che dici? Tutto libero. Ma dai, bel modo di portare sfiga. Stai scherzando? No, non sto scherzando. C'è mai stata una volta in cui è stato tutto libero? Di solito non credo che la sfiga c'entri con le vere probabilità. Ma in questo caso... sono d'accordo, non dirlo. Ok, tutto questo è ridicolo. Guardatevi attorno. È tutto libero. Marcus, e dai, cavolo! Papà, non so, diciamo che mi hanno convinto. Se veramente ho appena portato sfiga, me ne occuperò io stesso. Ora andiamo al dannato punto d'incontro. Sarebbe venuto all'incrocio più avanti. Si avvicina qualcosa di grosso. Ehi, Marco! Porti sfiga! Ottimo! Dire il vero. Quando Marcus Fenix chiama aiuto, non bisogna prenderlo sotto gamba. Ehi, non chiami, non scrivi. Oh, bella Marcus! Oh! È passato troppo, Cole. Sì, direi 10 anni di troppo. Ti ricordi di James? Sì, me lo ricordavo più piccolo.
Chiunque è piccolo accanto a te, zio Cole. Zio Cole? Cos'è? Non ti ho dato abbastanza giocattoli quando eri piccolo? Ho avuto abbastanza dei tuoi giocattoli per una vita intera, grazie mille. I suoi giocattoli? Kate, Del, vi presento Damon Bird, CEO della DB Industries, i cui robot hanno provato a ucciderci per le scorse 20 ore. Ehi, piano, piano. Tutta la storia dei DB Killer è opera di G, non mia. Beh, hanno ancora le tue iniziali sopra. Dimmi se questo ti suona familiare. Disertate dai COG all'incirca più o meno 6 mesi fa e stranamente nessuno vi ha arrestato. Oh, più di recente, eccovi bloccati nell'insediamento 5 e poi, magicamente, un bot carrello di trasporto accosta e vi fa salire. No, papà, sul serio? Mi hai fatto sorvegliare da questo stronzo? Credo che la parola che stai cercando sia grazie. Sei sicuro di saperlo usare? Se sapessi che abbiamo passato, non lo chiederesti. JD è su Jack Junior, quindi uno di voi prenda Betty 2. Sono tornati. Per davvero. Devo dire che mi sono mancati, in un certo senso. Capisco che vuoi dire. Ed ecco il nostro passato. Sono qui, chiappette belle. Pronti a partire? Dimmi che tua moglie viene di sua volontà. Sam e io non siamo sposati. Lei è la mia amica speciale. E ha insistito lei per venire. Ehi, ragazzi, vi sentite lassù? Sì, ti sento. Ci vediamo alla diga. Ah, zio Bird! Prova a starmi dietro.